Il pesce spada si mangerà certamente in Sicilia, bisogna vedere quanto costerà e soprattutto da dove arriverà, perché il punto è questo: imponendo le quote per un intento nobile che è quello di consentire il ripopolamento del nostro mare, così come è stato fatto per il tonno, fino ad oggi non si sta probabilmente tenendo conto che ci si rapporta con un segmento economico importante che dà lavoro a migliaia di famiglie in Sicilia, dove c'è la più grossa marineria italiana, Mazara del Vallo. Allora, immediatamente con una mia interrogazione, quando l'ICAT ha reso noto il provvedimento di contingentamento della pesca del pesce spada, che quindi sarà pescato con delle quote che verranno suddivise poi dal governo italiano, quando l'ICAT ha reso noto questo provvedimento, ho presentato un'interrogazione al commissario per la pesca chiedendo come pensasse di salvaguardare questo indotto economico, questo segmento economico, queste famiglie. Perché la pesca del pesce spada da noi in Sicilia significa soprattutto pesca artigianale, piccola pesca, e allora noi non dobbiamo consentire che muoia un settore economico, noi dobbiamo salvaguardare il pesce spada ma anche garantire queste famiglie. E io credo che con il sistema delle quote, così come è stato fatto per il tonno, si favorirà invece quella schiera di monopolisti del mare, io li chiamo così, i grandi armatori, che pescano certamente, magari vendono il nostro pesce al di fuori dei confini italiani. La sua domanda era giusta, perché poi alla fine la domanda di pesce spada certamente non rimarrà invariata. Il problema è che se non sarà pesce spada siciliano, se non sarà pescato nei nostri mari, questo pesce arriverà da altri mercati, con un conseguente aumento del pesce del mar Mediterraneo e con una diffusione di pesce che non è nostro, che certamente non farà bene a nessuno.